Punto numero 9. Programmazione della pompa di calore praticamente inesistente da parte dell'idraulico e del centro assistenza. Questa macchina è stata completamente abbandonata a se stessa e il cliente, poveretto, si è dovuto mettere a studiare e a cercare di imparare quello che poteva essere una programmazione intelligente sulla base delle sue competenze, che nella vita fa tutt'altro come lavoro. Purtroppo queste apparecchiature, nello specifico, sono molto molto difficili da programmare, non hanno nessun tipo di supporto online con un monitoraggio professionale via web e il cliente si ritrova praticamente abbandonato a se stesso per efficientare e migliorare quelli che sono il comfort domestico in relazione ai consumi.